È stato presentato a Palazzo Vecchio il calendario d'arte 2023 di Toscana Energia a favore dell'Associazione Tumori Toscana, un appuntamento tradizionale in cui arte e solidarietà si uniscono in un progetto che Toscana Energia porta avanti da tempo a sostegno ogni anno di una realtà onlus del territorio. Quest'anno, come dire, l'associazione che abbiamo inteso coinvolgere è l'Associazione Toscana Tumori per premiare e dare un riconoscimento al loro volontariato e alla qualità della loro assistenza ai malati e alle loro famiglie. Servirà poi il tutto a finanziare un progetto di sostegno psicologico a minorenni, che siano bambini un pochino più piccoli, ragazzi adolescenti che si trovano in un momento di difficoltà come quello di un genitore, di un familiare che si trova una diagnosi di cancro e quindi si trova ad affrontare un determinato percorso. Le opere sono quelle di Dario Ballantini, artista poliedrico. È sempre difficile parlare di un'opera fatta, no, personalmente, perché insomma il quadro un po' dovrebbe parlare da solo, però siccome parla anche a me, anch'io alla fine ho bisogno di dargli un titolo per capire un po' cosa ha voluto dire anche a me quello che ho tirato fuori e anche l'impressione che ho da fruitore della stessa opera che ho fatto. Quindi mi è venuto abbastanza facile trovare delle parole, diciamo, intime mie su cosa mi trasmettono.